con la parata andata, che voto ti dai? Ma penso comunque un voto positivo, ho lavorato tanto, ho corso tanto per la squadra, che poi il mio tipo di gioco era ovvio che non potessi reggere 90 minuti, perché con il mio tipo di gioco, se non ho qualche partita alle spalle, è difficile riuscire a rendere 90 minuti, però sono contento comunque della possibilità di aver giocato titolare e spero di aver fatto una buona prestazione. Ieri ti sei visto soprattutto poi in vesti di rifinito? In quel momento lì mi sono trovato così, non è la prima volta, perché comunque anche negli anni passati molte volte mi capitava di riuscire a fare passaggi filtranti. Io cerco di giocare sempre per la squadra, ovvio che un attaccante vuol fare più gol possibili, però la prima cosa importante è che la squadra possa arrivare alla vittoria. Poi se è per un mio gol, meglio, se invece è per gol di qualcun altro non è nessun problema. Quindi è andata così, peccato che non sia riuscito a entrare in quella palla, che è veramente importante, però arrivare al primo gol. Quanto è importante la coppia di gol che vuole portare a poter fare il calcio? Ma non penso tanto, perché comunque abbiamo fatto vedere delle buone cose e bisogna solo avere pazienza, bisogna giocare e poi comunque siamo in tanti, quindi non sempre riusciremo a giocare insieme, a far vedere quello che possiamo fare, però penso che le caratteristiche e la volontà di mettersi a disposizione per la squadra e l'uno per l'altro ci siano, bisogna solo avere un po' di tempo per riuscire a finire queste cose. Prima della partita mi sai cosa ti aveva chiesto, che compiti ti aveva affidato? Ma le solite cose che chiedere punte, di correre tanto, di muoversi, di giocare insieme, di giocare vicine, di cercare la profondità, di fare quello che in pratica siamo capaci di fare. Io ho cercato di mettere in pratica quello che ha chiesto, soprattutto di fare la mia classica giocata, il mio classico tipo di gioco, che è quello di correre tanto e creare spazio per gli altri. Al di là dello 0-0 finale, chi Atalanta è stata come giudice la prestazione della squadra nel suo complesso? Ma secondo me siamo migliorati, perché comunque la prima partita col Vicenza abbiamo espresso a tratti un buon calcio, però era la prima, un po' di tensione. Varese, come abbiamo sempre detto, comunque per me, ma come per tutti, è stato un po' ingiudicabile per via del vento, che non ci ha permesso di giocare palla a terra, di fare qualche giocata importante, e invece ieri siamo riusciti comunque a tratti a far vedere un buon gioco, nonostante loro fossero chiusi in 10 nella loro tre quarti, neanche nella loro metà campo, nella loro tre quarti, quindi erano tutte e due riusciti a trovare gli spazi. Nonostante questo abbiamo fatto varie occasioni da gol e dobbiamo continuare forse questa strada, sappiamo che il campionato è duro, però così arriveremo sicuramente in fondo. Ecco, tu un'autentica escalation, non hai giocato la prima partita, qualche minuto nel secondo tempo, la seconda partita, titolare nella terza partita, stai convincendo sempre di più, quali sono i segreti anche in settimana? Ma io lavoro dall'inizio del ritiro, lavoro tanto, cerco di migliorare la mia condizione fisica, cerco di mettere in difficoltà il mister, quello che fanno tutti quanti, lavoro tanto e mi do da fare, cerco di mettere un po' di pressione nelle scelte e questa settimana qua ci sono riuscito. E spero di poter continuare, naturalmente non è che adesso che sono riuscito a convincerlo devo stare lì e vivere sugli allori, devo comunque continuare a lavorare tanto, prima per la condizione, per poter riuscire a arrivare a reggere 90 minuti e secondo per poter comunque tenere sempre sulle spine il mister e far sì che scelga sempre il meglio che può essere in quel momento della squadra. Si è parlato tanto di questo campo, tu in che condizione l'hai trovato? Non buono, sono abituato negli ultimi anni a aver giocato su un campo veramente, veramente buono come Manto Erboso, magari era sempre stato scivoloso, era sempre stato difficile scegliere i tacchetti, però perlomeno il campo era sempre stato piatto, le giocate venivano, la palla non rimbalzava male, invece devo dire che comunque in molte zone del campo il campo non era bellissimo e me ne sono accorto appena entrato in campo a guardare com'era la situazione. Ma il gruppo in questo momento è più preoccupato di non riuscire a finalizzare anche le numerose occasioni da gol, di ieri 4-5 limpide, oppure è più soddisfatto di non aver preso ancora gol in formazione in Serie B? Ma sicuramente non prendere gol in un campionato è la base di tutto, perché una squadra che vuole vincere deve prima di tutto pensare a non prendere gol. Ovvio che i gol mancano e quindi sotto quell'aspetto lì un
minimo sono preoccupati, però sono, secondo me, questione di centimetri, questione di lucidità. Nel momento in cui arriveremo alla forma ottimale, tutte le occasioni che creeremo riusciremo magari a fare anche un gol, anche solo un gol per vincere. Però l'importante intanto è non prendere gol. Poi penso che davanti abbiamo le qualità per poter fare un gol a partita, anche di più. Ecco, sei stato preferito ad Aldemani, è stata un po' una sorpresa per te non ti aspettare così presto? No, non mi aspettavo perché giustamente quando parti con una formazione non si cambia di solito per una partita magari sbagliata o giocata meno bene. È ovvio che io ho lavorato tanto, come ho detto, per mettere in difficoltà il mister ogni settimana, però non mi aspettavo di poter giocare subito così da titolare. Ringrazio il mister che ha visto in settimana che ho lavorato bene e ho cercato di fare il mio dovere e quindi scelta di quello su di me, però penso che siamo in tanti, l'ho sempre detto dall'inizio dell'anno, siamo tanti attaccanti bravi e in una squadra che vince il campionato bisogna avere tanti attaccanti forti e così almeno ogni settimana si può scegliere quello più buono è poter giocare e poter vincere la partita. Qualcuno dirigente aveva detto di giocare ieri, ha detto a me, ma può sembrare decisamente di Madrid rispetto alla Vivalenza. È vero o solo perché sorpresa sbagliata? La Lanza messa dietro o sei esattamente come gli anni scorsi? No, sono messa dietro io, non c'era bisogno di tanto messa dietro. Sono di Magneto, ho lavorato tanto in ritiro e sono stato molto attento al peso anche durante la pausa estiva soprattutto. Mangiavo veramente poco rispetto al mio solito e ho cercato di farmi trovare pronto e naturalmente il chilo e mezzo in più che si ha per via dei muscoli sono sicuramente un aiuto. Se si ha un chilo e mezzo in più di grasso sicuramente è più faticoso riuscire a correre, invece quest'anno sono riuscito a tirare giù il grasso in eccesso magari a mettere su un po' di massa. L'ultima domanda anche mia, rispetto agli anni scorsi e anche la stagione in cui Ruopolo non parte con la maglia da titolare fisso come l'Albino a livello psicologico, a livello mentale, come l'hai presa, come è stato lavorare distante sapendo che forse non eri la prima scelta e quindi non avresti avuto subito un posto nel 11 titolare? Sicuramente dopo 4 anni da titolare non era facile accettare, però penso che questo qua non è facile per nessuno, perché comunque per me un giocatore se si accontenta di stare in panchina vuol dire che non vuole più giocare a calcio, quindi è normale che un giocatore che vada in panchina o addirittura in tribuna debba essere rammaricato e non felice della situazione, però ho accettato sapendo che comunque il campionato è lunghissimo, ormai 4 anni che lo faccio, quindi so cosa vuol dire avere ricambi, perché in certi momenti non sempre si è al top della forma, e ho cercato di lavorare tantissimo per tenere alta la condizione nel momento in cui il mister mi chiamava in causa e penso di esserci riuscito immediatamente. Ti manca un po' il gol, che quest'estate in molte partite vedevo proprio cercare a lungo, ogni volta che andavi vicino magari ti arrabbiavi anche un po', no? Perché vedevi che non ti arrivava. La punta vive per il gol, sicuramente non fare gol diventa un po' pesante a un certo punto, però ho passato periodi ben più lunghi senza gol, quindi sono tranquillo, so che solo lavorando e arrivando alla condizione migliore poi arriverà anche quello. Che effetto fa, poi Marco, vedere la Bino Leffe sul fondo della classifica, se ti fa qualche effetto? No, dispiace perché comunque ho ancora molti compagni che vedo spesso, almeno una volta a settimana, quindi sicuramente non mi piace perché sono dispiaciuto per loro, però se ricordiamo anche l'anno scorso siamo partiti così e sono stati un po' di problemi all'inizio perché la squadra era nuova, quest'anno uguale e sono cambiati tanto, adesso hanno messo a posto un po' la situazione con gli ultimi innesti dei vecchi, diciamo, che sono rientrati in rosa e penso che solo col lavoro possano arrivare comunque a salvarsi e comunque alla fine secondo me ci sono squadre meno attrezzate della Bino Leffe. Li ho abituato i 2-3.000 spettatori con la Bino Leffe, che emozione li hai trovati di fronte quasi 20.000 persone? È una bellissima sensazione, non ero abituato, ma non ero abituato da tanto tempo a vedere così tanti tifosi. È bello, sicuramente ti danno una carica in più, uno stimolo in più e ti aiutano nei momenti di difficoltà a spingere, anche quando magari non hai la forza fisica, hai
quella carica che ti spinge ad arrivare a dare qualcosa in più anche quando non ce la fai proprio a livello fisico. Doni ti ha massacrato per il camion che ha detto per colpa di uomo sono dovuto stare 90 minuti in casa. Non l'ho letto, chiederò scusa. No, sicuramente penso che il cambio a fine primo tempo abbia sicuramente cambiato un po' le carte in gioco, perché io, come ho già detto, ho un tipo di gioco dispendioso, corro tanto e se gioco da fermo non sono utile per la squadra, quindi era quasi scontato che a un certo punto sarei dovuto uscire perché non avrei retto 90 minuti almeno all'inizio. E Cristiano era un altro sicuramente che doveva essere cambiato a un certo punto perché l'ha detto anche lui, però sicuramente se doveva fare una scelta il mister ha fatto quella giusta, perché io da fermo non sono utile, lui da fermo comunque le giocate importanti le può fare comunque, quindi sicuramente sarà stato contento lo stesso arrivare a fare 90 minuti, non penso che sia poi così tanto arrabbiato. Grazie.